Ragazzi, bentornati su Gigissima e benvenuti ad un nuovo video. Questa mattina mi sono alzata e ho deciso di portarvi con me nella mia morning routine per mostrarvi che cosa faccio in una mattinata normale prima di iniziare una giornata di lavoro. Quindi questa è la mia morning routine relativa alle giornate di lavoro. Quando invece mi dedico interamente allo studio oppure nei weekend, la mia morning routine è leggermente diversa. Ci tengo anche a precisare che non tutte le mie mattinate sono così. Questa qui è la mia morning routine ideale che cerco di attuare il più possibile, cioè la maggior parte dei giorni, e in effetti riesco a mettere in pratica praticamente in tutti i miei giorni lavorativi. Però ci tengo a dirvi appunto che ci sono magari notti in cui dormo male, quindi al mattino dormo un po' di più, sere in cui ho qualcosa da fare, finisco tardi, non riesco ad andare a dormire all'orario prefissato e quindi al mattino mi alzo più tardi, o semplicemente mattinate in cui ci sono altre attività, magari un impegno, devo uscire per andare in ufficio, devo fare delle commissioni o devo semplicemente dedicarmi a varie attività in casa, per cui la mia morning routine cambia leggermente. Però posso dirvi appunto che nella maggior parte delle giornate questo è quello che faccio al mattino. Spero che questo video risponda alle vostre domande, vi piaccia e soprattutto vi metta un po' di motivazione ad utilizzare al meglio le vostre mattinate, anche rendendovi conto che anche le mattinate scure, fredde, possono essere riscaldate con un po' di atmosfera e anche un po' di forza di volontà e ispirazione. L'orario a cui mi sveglio al mattino dipende da che ora sono andata a dormire la sera prima e cerco sempre di dormire circa 8 ore, almeno tra le 7 e mezza e le 8 ore. Secondo i piani metto la sveglia già alle 5:50 in modo da poter iniziare a essere produttiva a partire dalle 6. Normalmente metto una sveglia sola e mi concedo qualche minuto per sgranchirmi il collo e per risvegliare i miei muscoli. Poi vado in bagno, mi metto qualcosa addosso per iniziare a studiare e mi dirigo direttamente verso il soggiorno. La sera, prima di andare a dormire, preparo sempre tutto quello che mi serve per le mie attività del mattino e metto tutto sul tavolo del soggiorno in modo da non avere resistenza ad iniziare ad essere produttiva al mattino e potermi immergere immediatamente nel flow. Che svolgo in queste 2 ore di produttività mattutina possono variare molto. Si tratta normalmente di studio, talvolta di altri progetti personali, incluso YouTube oppure scrittura o lettura, o talvolta anche lavoro se ho qualcosa di urgente da fare. Ma normalmente cerco di dedicare questo intervallo di tempo ad attività produttive personali. Mi piace molto avere queste 2 ore piene di produttività subito al mattino, in modo da aver fatto qualcosa, aver raggiunto alcuni obiettivi, anche se poi la giornata deraglia verso difficoltà e problemi da risolvere e ritardi. Mi fanno veramente iniziare bene la giornata e mi fanno sentire soddisfatta. Thank you.
Alle 8, dopo 2 ore solide di attività produttive, inizia la parte più rilassante della mia morning routine ed in particolare un'ora in cui bevo tranquillamente il mio caffè, leggo il mio libro e mi godo la luce fuori, la città che si risveglia, soddisfatta del mio lavoro delle 2 ore precedenti. Quindi questo è proprio un po' un momento di premio, di relax dopo quello che ho fatto prima. E sì, so che può sembrare strano, ma per mezz'ora torno a letto per gustare il mio caffè, leggere il libro, e lo faccio perché la luce che c'è nella camera da letto al mattino mi piace particolarmente. Se vi ricordate cosa vi ho detto nel video su come creare buone abitudini, l'importanza del premio nell'abitudine, questo è il mio premio per mettere in atto l'abitudine di svegliarmi presto. Se non ho un'agenda pienissima, alle 8:30 dedico un po' di tempo all'attività fisica. Se il tempo non è particolarmente bello, faccio yoga oppure esercizi di Pilates in casa. Se invece il tempo è gradevole, esco per fare una bella camminata, anche se al freddo, in giro per Copenaghen. A volte vado anche a correre, dipende da come mi sento al mattino. Se invece ho moltissimo lavoro oppure riunioni che iniziano presto, cerco di fare sport nella pausa pranzo oppure alla sera. Dopo aver fatto attività fisica mi dedico alla cura della mia persona, facendomi una doccia, lavandomi i capelli se è una giornata in cui mi lavo i capelli, e in generale preparandomi per iniziare la giornata di lavoro. Chiaramente questa è una routine incentrata sul fatto che lavoro da casa, quindi ho tempo per prepararmi a casa, mentre se dovessi andare in ufficio la routine sarebbe molto diversa, perché dovrei farmi 10 km in bici e poi farmi la doccia nelle docce dell'ufficio e prepararmi lì per iniziare a lavorare. Dedico poi qualche minuto a rendere carino, accogliente e confortevole l'ambiente in cui devo lavorare, questo perché con il lockdown una delle motivazioni che trovo per lavorare, per concentrarmi, è appunto essere in un ambiente che mi piace, che mi fa sentire bene, quindi per me vale la pena utilizzare qualche minuto per questa attività. Di solito intorno alle 9:30 inizio a lavorare, a volte inizio anche prima se ho riunioni che iniziano presto oppure se devo preparare alcune riunioni o preparare dei documenti da inviare la mattina presto. Ma comunque direi che in generale la mia giornata di lavoro inizia verso le 9:30 e poi lavoro senza pause, senza interruzioni per il resto della mattinata, e le mie giornate di lavoro variano a seconda che io debba preparare dei documenti da inviare ad altre persone, quindi è semplicemente lavoro focalizzato sui documenti che devo abbozzare, oppure se ho riunioni molto lunghe, in quel caso sono in videoconferenza
conoscenza con i miei colleghi e il mio abbigliamento in realtà riflette un po' qual è il piano della giornata. In particolare, se ho videoconferenze con persone esterne al mio ufficio e non con i miei colleghi, magari mi vesto in maniera un pochino più elegante. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia motivati ad utilizzare al meglio le vostre mattinate. Come ho detto prima, non tutte le mie mattinate sono uguali, ma questo esempio di mattinata riflette quello che cerco di fare tutti i giorni quando non ci sono grossi imprevisti. Se volete vedere in tempo reale quello che faccio al mattino, seguitemi su Instagram perché spesso posto story, specialmente di quando leggo oppure studio o bevo il caffè. Mettete mi piace a questo video, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e io vi abbraccio forte, vi auguro una buona domenica e ci vediamo nel prossimo video.